Ragazze e ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca a voi Arianna e Matteo. Ok, e andiamo ad aprire questa Mi Smart Clock, la nuovissima assistente di Xiaomi, un televisorino, come si può dire, più piccolo degli altri, della linea Xiaomi, come si può vedere, Xiaomi, ed ora andiamo subitissimo a spacchettarla e vedere cosa c'è all'interno. E andiamo ad aprire questa Xiaomi Smart Clock, davvero bellissima, con assistente vocale di Google. Una Xiaomi, come si può vedere, c'è l'assistente vocale di Google, Xiaomi e il nome Smart Clock. Qua ti fa vedere che orologio, previsioni del tempo, luci smart e musica. Andiamo ad ora ad aprirlo e vediamo al suo interno cosa si c'era. Ok, come prima cosa vediamo il caricatore, un bel packaging fatto benissimo. Davvero davvero bellissimo. Oh, guardate che bello, davvero piccolissimo, più piccolo degli altri. E andiamo a vedere al fianco troviamo questo, ma c'è anche altro. Adesso vediamo se è proprietario o non proprietario del cavo. E come vi posso dire, è proprietario, però è tipo Android, vedete? Vediamo se me lo... tipo Android, vedete? Però non è tipo C. Davvero fatto bene come calibro. E andiamo a vedere la Smart Clock. La Smart Clock è da aprire così. Wow, davvero davvero bellissima, tutta di plastica. Togliamo il packaging. Oh, pellicolissima. La cosa più bella. Ah, i tasti sopra di silenzioso, più o meno, i due speaker. E niente d'altro. Sotto dovrebbe essere l'aria, sotto è di quella gommatura che non fa scivolare, e come si può vedere dietro è così, logo Xiaomi e la presa. Ma ora andiamo ad accenderlo. Bene, come possiamo vedere ha varie funzionalità. Se toccate in mezzo la sveglia, poi fate così e ritornate alla base del la home. Tirate giù, avete on off per il centro controllo di tutti i vari dispositivi domotici, registrazione orologio, timer, musica, perché può mettere la musica, e luminosità notturna. Ok, abbiamo vari quadranti, l'orario, le meteo, novelle, nuvole. Tutti questi sono i quadranti, più anche le foto che sono dalla parte. Abbiamo tanti quadranti, qua le foto di Google e le foto normalissime nostre, Google Foto. Tantissimi quadranti. Ora scelgo questo quadrante. Ok, fine. E vedete, avete questo quadrante qua, fatto così, in questo stile qua. Ve lo abbasso un po'. Questo quadrante qua. Andiamo di nuovo nelle impostazioni. E andiamo a vedere wifi, tutto quanto, informazioni sul dispositivo. Informazioni del dispositivo sono 1.3.2, versione software 8.6.1.2 e la versione firmware è 1.50.2 e varie. Ok, e queste qua sono tutte quante i centro di. E poi rimane così 11 e 13, davvero tantissime modalità. Ed ora andiamo alle cose. Bene ragazzi, andiamo a vedere anche le specifiche tecniche. Dimensioni 113x68x81,5. Peso 272 grammi. Risoluzione 800x480 ed è buono, perché è molto buono. Due microfoni. Autoparlanti full range da 1,5 pollici,
Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, perciò dovrebbe funzionare con tutto. Funziona con Android 4.4 e iOS 9.0 e i successivi, perciò non state a vedere questi, perché se avete il successivo funziona anche col successivo. Basta che abbia l'Android 4.4 e iOS 9.0, se è inferiore al 9.0 non funziona. Alimentazione 5 watt per 2 ampere e ha un micro USB dietro, ma quello lo sappiamo perché l'abbiamo visto. Ed ora andiamo avanti. Ebbene ragazzi, grazie di averci seguito, e col Mi Smart Clock, davvero bellissimo questo centro di centro domotico. E vi ricordo che questo qua si configura tutto quanto con l'app di Google Home, perciò dovrete scaricare quella sul vostro smartphone e avrete tutto quanto per configurare questo facilmente tramite nuovo dispositivo, e lo configurate facilmente. Questo qua è della Xiaomi, e niente, cosa devo dirvi d'altro? Ci vediamo a un'altra puntata di Tecno Matte. Con questo è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale di YouTube schiacciando la campanella e per le notifiche e mettendo un mi piace per sostenere il video. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, alla pagina di Telegram che si chiama Matteo Dolci Telegram. E con questo è tutto, ci vediamo alla prossima con un'altra puntata di Tecno Matte. Ciao ciao.